Cara, devo dirti una cosa. Sei maschilista. Ciao ragazze, interrompiamo la programmazione normale per annunciare che abbiamo vinto il concorso internazionale EMA for Podcast della Independent Media Academy. Il concorso aveva più di 350 podcast di tutto il mondo e siamo nella top 3, l'unico podcast made in Italy. Siamo felicissime. Infatti questo concorso è stato promosso da Steady. Steady è praticamente una piattaforma che ti permette di supportare i progetti in cui ci credi veramente, quindi sono progetti di media indipendente, podcast, giornali, riviste online, e funziona proprio come una membership, quindi è un progetto in cui ci credi, vuoi che questo progetto cresca, si può andare sulla piattaforma www.steady e si trovano i progetti da sostenere, e quindi noi vi invitiamo specialmente di venire sulla nostra pagina Steady e di supportare il nostro progetto. La nostra causa è molto importante, è molto difficile essere ascoltate, specialmente in un mondo come il nostro in cui il patriarcato tante volte silenzia le donne, quindi abbiamo bisogno proprio del vostro sostegno per espandere il progetto di Cara Maschilista ancora di più. Siamo ancora all'inizio, abbiamo un sacco di idee di cose che possiamo offrire alle nostre care che andranno a sostenerci, però adesso come prime cose abbiamo pensato a leggere le vostre mail sul podcast e creare dei contenuti esclusivi per quelle che ci sosterranno. Bene, allora ragazzi, vi aspettiamo numerose, aiutateci a portare avanti questo progetto, che lo facciamo veramente con tanta passione, tanto amore, e se avremo anche il vostro supporto sicuramente saremo anche più forte. Rimane l'invito. Ciao ragazze, bentornate al podcast di Cara Sei Maschilista. Ciao, io sono Teresa. Io sono Irene. E siamo qua un'altra volta per parlare delle cose che ci piacciono di più e tante altre che ci piacciono di meno, ma che dobbiamo parlarne. Oggi è una puntata molto speciale. Sì, io sono emozionatissima. Abbiamo la nostra primissima invitata da lontano, cioè va bene che la quarantena è finita, ma non potevamo andare fino in Sardegna per vederla, purtroppo. Mentre qua piove a Milano, abbiamo una super invitata da un posto molto più solare, dai. Allora, per chi non ti conosce, presentati. Ciao ragazzi, innanzitutto grazie mille per l'invito, io sono emozionatissima, sono vostra fan da anni. Siete un po' i miei Beach Boys al momento, cioè, sono una groupie. Beach Boys è un po' vecchio, però adesso vabbè, è un po' vintage, BTS, sì. Dai, BTS. Va bene, qualsiasi cosa, ecco, voi lo siete per me adesso. Comunque, io sono Valeria Pugeddu, sono sarda, quindi al momento io mi sto beccando i 31 gradi, se non di più, mentre voi vi beccate l'acqua, sostanzialmente. La grandine. Diciamo che faccio la stand-up comedian. E quindi indico le cose buffe dandomi un tono, sostanzialmente cercando di far passare determinati messaggi che a volte vengono colti e a volte mi becco le shitstorm. Non so, ho riassunto abbastanza bene. Bene. La vita quotidiana di una femminista, ecco. Esatto, sì. Non importa la professione che facciamo, shitstorm arriva sempre, esatto. Quindi normale. Per chi non ti segue, cosa possono fare per seguirti? Ah, giusto, ho un canale YouTube, una pagina, profilo Instagram, una pagina Facebook che uso poco, però ce l'ho, quindi casomai okay. Ogni tanto è qualcosa. Sempre per il tuo nome? Sì. Ok, perfetto. Chi vuole seguire noi invece, che state arrivando in tanti, spero, per la pagina di Vale alla nostra, noi siamo Cara Su Maschilista su Facebook, su Instagram, su YouTube e su Twitter siamo @CR6, il numero 6, maschilista. Chi volesse scriverci, dove devono scrivere, Irene? Ci potete scrivere su carasemaschilista@gmail.com e non vediamo l'ora di ricevere i vostri messaggi. Che ci piacciono tanti. Va bene, questa puntata non abbiamo la solita polemica perché abbiamo un'invitata che ci darà un po' di polemica, speriamo. Però sarà un po' diverso. Come mi conoscete?
Però sarà un po' diverso, però poi riprendiamo la programmazione normale con i nostri consigli e indicazioni e poi leggeremo delle cose che ci avete inviato, così anche Valeria può dare il suo parere. Ecco, okay. Iniziamo. Iniziamo. Benissimo. Cara, aggiungi un posto a tavola che abbiamo ospiti. Io partirei da una domanda che non potevamo non fartela, Valeria. Tu ti consideri femminista? E se ti consideri femminista, da quando? Da dove è uscita questa cosa e come ti sei scoperta femminista? Ecco, è una bellissima domanda. Io mi considero femminista, ma mi sto rendendo conto sempre di più che pian piano sto raggiungendo gradi di consapevolezza sempre più ampi. Credo di aver capito più o meno, di essermi interessata a quello che è il grande mondo del femminismo. Magari tra le medie e le superiori c'erano alcune cose che mi facevano strano, tipo il fatto che, ah no, loro sono maschi, possono stare in giro fino a tardi, tu sei una femmina, devi tornare prima, io devono fare la fotosintesi, perché possono stare in giro più a... E quindi c'erano alcune cose che non capivo. E poi pian piano leggendo, anche grazie alla vostra pagina, perché comunque... forse vi ho scoperto nel 2013-2014, voi avete un linguaggio estremamente semplice, sì. Fate una provocazione, tra virgolette, e io in quella provocazione dicevo, ah, aspetta, ma quindi questa cosa è così perché me l'hanno sempre fatta vedere in questo modo, non è così perché ha un senso, non ha senso. Ma infatti c'è questa cosa comunque di scoprirsi piano piano, perché sembra proprio che il mondo ci sia stato presentato in quel modo e che tutto è così perché... è sempre stato così, però invece certe cose diventano anche assurde, no? Esatto. E secondo me la maggior parte delle volte iniziamo a capire cos'è il femminismo senza sapere nemmeno che cos'è il femminismo e che esiste una parola che definisce quella cosa lì, no? Vediamo... Sì, quella sensazione che provi. C'è esatto. Qualcosa di strano in questo. Quando siamo piccola vediamo delle cose strane, non sappiamo nemmeno che esiste il femminismo e poi ti trovi, su internet probabilmente le generazioni di adesso e dico, ah, allora è quello, ecco cosa mi mancava. Allora non sono l'unica che pensa così e che si trovi in queste situazioni. Esatto, poi sì. Poi pian piano ti confronti con altre persone e capisci che il disagio che stai provando tu lo provano veramente tanti e tante altre, quindi non so se sia una cosa positiva questa, nel senso, da una parte siamo tutti nella stessa situazione, stavo per dire la stessa merda, ma sono una signorina, quindi queste cose non si dicono. No, non è vero. La parolaccia è libera, io le dico tante, quindi scherzando. Stai tranquilla. No, vabbè, da una parte ti demoralizza, dall'altra non sei solo, non sei sola, quindi. Esatto. È vero. Dice, va bene, non sono schizofrenica, perché non innanzitutto, sono l'unica a pensarlo, esatto. Ma guarda, non è proprio la migliore situazione che potrei condividere con le mie amiche, ecco, poteva essere un'altra cosa, va bene. E abbiamo capito come ti sei scoperta femminista e adesso sì, volevo capire come ti sei scoperta come Vivient, cioè da dove nasce questa cosa. Allora, ho visto che ti sei laureata in comunicazione e che è una gioia per i tuoi genitori, da quello che ho capito. No, allora in realtà chiaramente si scherza, loro sono molto contenti, io sono laureata in lingue e comunicazione, quindi assieme alle classiche materie della comunicazione tipo antropologia, linguistica, eccetera, ho studiato anche inglese e arabo. Di arabo però non mi ricordo niente, quindi vabbè, niente, questa era una parentesi. Come comica, tra virgolette, vi posso dire che ho iniziato a novembre 2017 perché il collettivo che c'è qua in Sardegna, Stand Up Comedy Sardegna, organizza degli open mic, e appunto avevo organizzato questo open mic e io ho detto dai, mi scrivo un pezzo, che ovviamente era sul femminismo, perché cosa potevo parlare io, mi scrivo un pezzo, lo faccio sul palco e basta, nel senso la mia intenzione non era continuare, era provare a fare questa cosa e chiuderla lì, e invece sono passati 3 anni. Sei trovata sul palco, è bello. Sì, è stato inaspettato, non lo so, non avevo idea che avrei continuato e comunque che avrei avuto tante soddisfazioni, anche tanti cazzi, nel senso, tante rotture di palle, però bello, nel complesso è una cosa che mi piace, è un linguaggio che mi si addice, ecco.
E non ne avevo idea prima di provarci. 4 anni fa non avrei mai detto, ah sì, io farò la comica, parlerò in questo modo, scriverò queste cose. Ma sei sempre stata estroversa così? O cosa ti ha fatto venire in mente, no, vado sul palco e lo fa? Sei già una persona estroversa oppure... Allora, secondo me io ero in crisi di mezza età. Perché, ok, avevo 21 anni. Ah, ok. Avevo... Però dici, che ne sai che non muoio a 42, quindi tecnicamente è una crisi di mezza età. No, non lo so, era un periodo in cui volevo provare a fare più cose, anche magari non riuscendoci, però dire ok, ci provo, e questa cosa mi è riuscita, posso dire questo, ecco. Bene. E sono contenta di essermi buttata, non pensavo, anche perché le prime volte veramente tremavo, magari non sembrava, però io sul palco avevo proprio le ginocchia e le gambe che... Cioè, sembravano veramente un telefono quando chiami. Ti faccio allora un'altra domanda. Diciamo, questa spinta, non lo so quante donne ci potevano essere in questi open mic cui partecipavi. E ti faccio una domanda che ho già sentito diverse volte, che dice che i comici maschi fanno ridere tutti, invece le comiche donne fanno ridere soltanto le donne. Secondo te è vera questa cosa? Da dove arriva? Cara, sei maschilista, cioè, ma è vero che i maschi non apprezzano la comicità fatta da una donna? Allora, non lo so, nel senso, ad esempio al mio ragazzo è capitato che un signore dal nulla gli dice, ah sì, tu fai il comico... sai che però a me le donne non fanno ridere, cioè non mi fanno ridere tranne questa e quest'altra. Lui ha detto, scusa, ma mi ha appena elencato comunque 3 che ti fanno ridere, perché devi fare sta frase? Che senso ha la frase che hai appena detto? 3 su un mercato che ci sono forse 5. Che già esatto. Siamo poche, e quindi sì, no, questo per dire che comunque essendo poche, sia in Italia sia nel resto del mondo, numericamente, cioè se una va male, allora, ah no, le donne non fanno ridere. Mentre ci sono magari 30 stronzi che non fanno ridere. Tanti che non fanno ridere. Beh, però no, ma i maschi fanno più ridere. No, semplicemente sono di più perché sono, se non lo so, sono sempre stati di più. Ma vi dirò di più, io mi ero iscritta a quell'open mic perché appunto uno dei presentatori di una serata... sempre organizzata da Stand Up Comedy Sardegna, che ero andata semplicemente a vedere, dal nulla a un certo punto fa, ah, vabbè, raga, non l'abbiamo specificato, però gli open mic si possono iscrivere anche le ragazze, cioè non devono sempre essere maschi, io, ah! Veramente? Innanzitutto grazie del tuo permesso. Aveva ragione, nel senso... Ho detto, raga, cioè, perché non... Cioè, non è proibito se te... Però ha fatto bene, nel senso, nell'assurdo, ha fatto bene a specificarlo, perché sì, per sì, me, sì. Cioè, nella mia testa, io vedevo solo comici maschi, ho detto, ah, vabbè, bello, mi piace la comicità, però non... Tu conosci, hai delle amiche che avrebbero la stessa voglia, ma fanno un passo indietro perché pensano di non essere in grado, o perché hanno, boh, non lo so, paura, in questo senso, di essere un campo maggioritariamente maschile? Allora, ti direi di no, ma per il semplice fatto che le mie amicizie hanno interessi differenti, quindi non ho una risposta a questa domanda. Nel senso, si interessano di altro e fanno altro. Ok, quindi... ma sai che mi avete fatto ricordare una situazione che era in aeroporto, a Bergamo c'è il pianoforte, non lo so se sei mai passata nell'aeroporto, sì, di Bergamo, sì, c'è sì. Il pianoforte e la gente può andare lì a suonare per liberamente. Io un giorno ero rimasta lì, che ne so, 3 ore, sono tutti maschi che si sono alzati, si sono seduti a suonare davanti alle persone. Io mi chiedevo, ma è mai possibile che non ci sia una donna in questo aeroporto che non sappia suonare il pianoforte? Però è come se i maschi non avessero questa paura, questo imbarazzo. Sono più disinibiti a mettersi in gioco. Esatto, invece c'è... Poi magari non sanno neanche suonare. No, però... no, facevano schifo, cioè, che tanti. C'è? Facevano schifo tanti. Io dicevo, ma anche se non avessi suonato tu, amico mio, cioè, stavo benissimo qua. Cioè. Invece questa cosa mi ha fatto un'impressione. Io aspettavo che una donna si alzasse e andasse lì. No, invece erano tutti maschi, diciamo che di... 4 che hanno suonato, magari uno era bravo, gli altri andavano lì, sbagliavano le note, eccetera. Cioè, quindi sì, forse... Sì, sono molti meno problemi. Esatto. Che è un problema, perché comunque un minimo di autocritica ce lo devi avere, ragazzo mio. Esatto. Senso. Ma la cosa che diciamo sempre è che loro in sono generale, incentivati... io la butto lì... Sì, sì.
No, è quello che diciamo sempre, che loro sono incentivati sin da bambino a essere più curiosi, a essere più coraggiosi, a spingere di più. Loro possono essere da 0 a 10, loro possono permettersi di essere un 6-7. Cioè, noi siamo sempre spinte a essere un 9-10, capito? O vai perché sei perfetta, o non vai perché non è il tuo posto. Io mi sono sentita tante volte così nella mia vita, di dover fare un passo indietro perché pensavo di non essere abbastanza per essere in quel posto lì. Sì, perché se sei una ragazza e sbagli, magari un giorno solo, però allora sono ragione loro, allora le donne, esatto, non sanno fare questa cosa. Ma magari un giorno ci avevo le palle girate, cioè nel senso ci sono mille dinamiche. E che senso ha, veramente? C'è un giudizio. No, ma hai detto una cosa vera, questa cosa della rappresentatività delle donne dentro la commedia è sbilanciata, per cui se una sbaglia può essere che... Se io sto sul palco e sto dicendo le mie battute, non sto rappresentando tutte le comiche donne del mondo. Ecco. Posso andare male, capita. Un giorno, l'emicrania ce l'ho anch'io, le mie cose ce l'ho anch'io, come tutti. Oh. Esatto, ci sono queste due cose, non siamo rappresentanti di tutte donne quando stiamo facendo una cosa, mentre loro sono più visti come individui, e c'è anche la cosa del discorso universale, no? È una cosa che Irene dice tanto, che quando un uomo parla, tipo da giornalista che parla in TV, la sua opinione è universale. Se chiamano una donna è per dare la visione femminile della cosa. Sì. Oppure per parlare di argomenti femminili. Da donna, detti da donna. Sì, no, ma infatti, ma in generale, allora, se io o voi ci mettiamo a fare qualcosa e in quel momento... Secondo alcuni stiamo le rappresentanti di tutte le donne. Io voglio essere pagata come rappresentante di tutte le donne. Perché non è che mi dai questo ruolo qua, me lo appioppo e non devo farci niente. Ma perlomeno pagami. No, ci mancherebbe. Però è l'incontrario. Noi prendiamo anche 30%. E mi dai anche il tesserino, ti dico di più. Bene. Allora, io ho anche un'altra curiosità, cioè, quindi ti sono già successe delle situazioni di maschilismo mentre eri sul palco? Anche perché, diciamo, tu hai un tono ironico, provocatorio, per esempio, hai fatto l'esempio prima del tuo video dell'etero maschio bianco. Come succede questo? E che cosa fai quando succede una cosa del genere mentre stai lavorando? Posso dire che mi è successo, tra l'altro, in un contesto in cui in teoria queste cose venivano punite. Mi è successo che mentre solo stavo sul palco, un gruppo di ragazzi si sono messi a farmi proprio catcalling. Quindi proprio a dirmi, no ma sei buona, però sei bella, però smettila, scendi dal palco. Io mi sono fermata, ho guardato il pubblico e ho detto, beh, nessuno fa niente. Cioè, nel senso, raga, tutto a posto. Io sto facendo il mio lavoro, non devo fare da sicurezza. Certo. E nessuno ha fatto niente, però la storia finisce così, che io ho finito il pezzo e sono scesa e me ne sono andata. È incredibile. Cioè, ho fatto quello che dovevo fare e ho lasciato perdere. Però davvero nessuno che si mette a dire, zì, che cosa stai facendo? No, anche sì. Perché immagino che tu stessi parlando delle tematiche proprio che affronti sempre. Quindi erano persone lì che capivano quello che stavi dicendo, che ridevano pure, però nel momento che dovevano difenderti, si sono zittite. Cioè, Sì. Comunque c'era molta distanza tra questi ragazzi e il palco dove stavo io, quindi direi che se il suono, se la voce l'ho sentita io, l'hanno sentita anche quelli che stavano nel mezzo. Certo. E nessuno si gira a dire, a dirgli smettila o a dirgli cosa stai facendo, mandarlo via e niente, quindi non è una storia lieta. No, non lo è quasi mai. Secondo me non è, nel senso, io al momento sto facendo il mio lavoro. Più di ignorarli e appunto invitare magari il pubblico a reagire, non ho fatto al momento e non saprei ancora come potrei comportarmi in una situazione del genere, perché ti spiazza più che altro. Certo, magari certo. Una volta che succede torni a casa e dici no, potevo rispondere così, potevo fare questo e quest'altro, ma al momento ti spiazza. Guarda, è il sogno della mia vita. Sarebbe essere quelle persone che ti smontano solo con due parole, sai, però io non sono così, vorrei tantissimo esserlo, e questa è una domanda che riceviamo spessissimo dalle ragazze su Instagram e anche sulla mail, ho ricevuto catcalling, come devo rispondere? Ma non lo so, perché un giorno mi viene da essere didattica e farti un pippone, l'altro giorno mi viene da mandarti a fare in culo, capito? Non so qual è la risposta giusta.
perché veramente ti spiazza. Ma non ce n'è una. A me una volta è uscito dal cuore, ma in realtà spesso non rispondo perché se sono da sola è un pericolo, purtroppo. Esatto. Mi è successo che un gruppo di... Io ho 24 anni. Un gruppo di ragazzi che avranno avuto massimo 16 anni, quindi un gruppettino, passa e mi dicono, ciao bella. E io mi sono girata e gli ho detto, lo dico a tua mamma. Cioè, nel senso... didatticamente, cioè, gli ho detto guarda che sto chiamando Babbo Natale, cioè per me aveva senso quella guarda quella che frase la zia fa lamentarsi alla mamma, nessuno ti porterà i regali se fai così. Non lo so, è che erano piccoli, quindi non sapevo la serie dove l'hai visto fare, cioè perché ti viene in mente di fare una cosa del genere. Ma guarda che sulla pagina adesso stanno arrivando un sacco di ragazzi molto molto giovani, ma tipo 13 14 anni, tanti. Ma con dei messaggi ma così già maschilisti, che io mi chiedo, ma noi pensavamo di andare avanti, invece forse non lo so. Vedo che le ragazze più giovani invece sono molto più sveglie, sì. Cioè di quello che ero io quando avevo 14 anni, che era una stupida, sì. Cioè invece le ragazze sono molto più sveglie, però male. Invece i ragazzi a volte mi spaventa quando vado a vedere, c'è cioè questo che dice perché le donne questo, cioè le donne, no? Dove vai a vedere l'uomo che ha detto le donne, c'è cioè un ragazzino di 13 anni, cioè, che donne. Sì, sicuramente avrà conosciuto metà della popolazione mondiale, quindi sicuramente ha cognizione di causa, esatto, per fare questa affermazione. Però vabbè. Sì, un po' ci spiazza ogni tanto questa cosa qua. Sì, per questa cosa mi sono resa conto di essere un po' nella mia filter bubble, come si suol dire, nel sì. senso che non ho una fanbase grandissima, però ho tra i follower di ragazzini dai 15 ai 18 anni, non lo so, mi ispirano veramente fiducia nelle generazioni più giovani, perché li vedo proprio svegli, li vedo che commentano, uno da poco... mi ha scritto, no, io certi comici non li seguo perché fanno delle uscite sessiste gratuite, io ho 18 anni, cioè, forse questo ne aveva 17, io, ti giuro, con massa non me l'aspettavo, e quindi, non lo so, da una parte sono contenta perché li vedo più svegli, più consapevoli, dall'altra apro Facebook sì. e vedo queste cose qua. Facebook è un... cioè, sì. Deve finire. È terribile, ci sono delle cose pazzesche, vabbè. Le battute sessiste, tu le consideri offese o per te van bene perché sono battute? Allora, dipende. Innanzitutto deve essere strutturata come una battuta, mi devi far capire che è una battuta e soprattutto tu non devi essere dalla parte della ragione. Se tu inizi il pezzo dicendo io sono un coglione, io sono... Vabbè, adesso scusate se parlo al maschile, però vai, sì. nella maggior parte... No, tutti gli uomini, non però. Tutti gli uomini. Non tutti gli uomini. vabbè, comunque se tu inizi il pezzo partendo dal fatto che non hai ragione, e comunque la battuta è proprio una signora battuta che mi fa proprio sbellicare, allora ti dico ok, va bene. Però se tu mi dici no, ma la libertà di espressione, di ironia, eccetera, per difendere il tuo memino di scarsa qualità, top text, bottom text, per favore, cioè non scomodiamo la libertà di parola per i tuoi meme fatti male, ecco. Io la penso molto come te. E per me c'è anche una differenza tra il comico di professione e l'idiota nel bar, vabbè, sono certo. cose diverse secondo me. Una cosa è che lo fai di professione, c'è un testo scritto bene e mi fai ridere per l'autoironia. Da un comico professionista non mi aspetto la solita battuta, le donne non sanno guidare, capito? Cioè, certo. Io spero una cosa di un livello molto più alto, però se il tipo nel bar che mi fa una battuta del genere, io mi do il permesso di offendermi e di pensare che... No, assolutamente, io mi riferivo al contesto comici. Certo. Poi, per quelli che sono i miei gusti, guardo altrove, nel senso, a me piace moltissimo Denis Loss, ne parlo spessissimo. Sì. E nell'ultimo spettacolo che purtroppo ha venduto a HBO e non a Netflix, mannaggia, vi giuro, c'è davvero bisogno di quello spettacolo. È tutto incentrato sulla mascolinità tossica, parla della coppetta mestruale, questo, cioè... È proprio l'emblema di come non esistano argomenti da maschio e argomenti da femmina nella comicità. Ci sono gli argomenti, se tu sei abbastanza informato ne parli, se no, no, fine.
Sì. Esatto. No, è anche abbastanza intelligente da formulare una battuta che faccia ridere, perché se è una battuta che fa ridere, cioè non è che io rido soltanto nelle delle battute che parlano di donne, io rido delle battute che fanno ridere, cioè non è che deve parlare per forza di, cioè, dei temi femminili, devono parlare di cose, cioè deve essere intelligente, insomma, deve essere in grado tipo, di sorprendermi. Non ho visto assolutamente tutto quello che ha fatto lui e quindi non posso dire che lui è 100% libero di essere giudicato, però... tutta la roba che ho visto di Rick Gervais è molto sul limite di quello che è accettabile e quello che non è accettabile, e lui è molto bravo in fare battute con cose pesantissime sulle donne, sui su gay, tutto. Su qualsiasi cosa. Sì, per lui non c'è il politicamente corretto, no? Però lui non è che... lui ti fa ridere, cioè ma anche lui perché... gioca col limite proprio. Mm-hmm. Tecnicamente, proprio dal punto di vista della tecnica delle sue battute, lui è nel torto, lui dice, ah, io sono quello cattivo, io sono così, dico queste cose qua. Quindi automaticamente, cioè per te non è un personaggio positivo, non è l'eroe della situazione, è una persona che appunto fa battute cattive perché è una persona cattiva, tra virgolette, poi anche a me fa ridere. Sì. Però c'è sì. della tecnica dietro, la costruzione del suo personaggio, la costruzione delle battute... E questo secondo me non è chiarissimo. No, non è chiaro. Infatti la sua comicità è politicamente incorretta, diciamo così, però è come se lui fosse un po' all'esterno del politicamente incorretto, no? Lui sa che sta facendo quello e lo dichiara quasi, nel senso è il suo modo. Io non lo so se in Italia se ci fosse un comico così politicamente incorretto, mettiamola così, sarebbe capito nello stesso modo, non lo so. Non lo so, nel senso, qualcuno che somiglia a Gervais in Italia, non saprei, però secondo me ci sono comunque comici in Italia che giocano tra il politicamente scorretto e politicamente corretto, però adesso non mi viene in mente. dopo ci mandi un messaggio. Esatto, comunque intendevo... come nell'ultima puntata, che cioè, ad esempio... Teresa ha messo questa voce che sembrava che arrivasse dall'aldilà, cioè, tipo un piccolo pezzo. Perché ho perso l'audio, è la vita della montatrice, cioè, la mia vita è così, cioè l'ho perso l'audio, ho dovuto riparlo. Però è venuto benissimo. Però, ad esempio, secondo me un ottimo lavoro, parlando dell'ultimo anno, l'ha fatto Daniele Fabbri, non so se l'avete presente, con Fakeminismo, perché si è studiato l'argomento, e ne parla sensibilizzando però da maschi. Io non ho visto, ho ascoltato il tuo podcast. Infatti cavolo. Ho visto l'intervista che avete fatto con lui, ma... non ho ancora guardato, devo andare a cercare. No, bello, un bel lavoro. Nel senso, si vede che comunque ha studiato, ha ascoltato, e soprattutto si vede che sono battute. Sì, poi mi è piaciuto molto il pezzo in cui, nel tuo podcast appunto, che lui dice, cavolo, ho iniziato a ascoltare... e a vedere tutte queste interviste e a dire cazzo è tutto vero, non ci credo, è tutto vero. bellissimo quando anche l'uomo, cioè, se ne rende conto e dico bene, almeno uno abbiamo salvato, ragazzi. Sì, che si ferma ad ascoltare e ad interessarsi. E poi voglio dire, ma pure se ce lo inventassimo, cioè come facciamo, come fa metà della popolazione a inventarsi le stesse cose, cioè quanto siamo, cioè, che rete abbiamo nella... Esatto, abbiamo un centro di comunicazione donne. Sì, abbiamo un gestore telefonico micidiale. Se comunque si inventa che esistono le molestie, tutte le altre arriva lo stesso messaggio. Esatto. Wow. Abbiamo creato WhatsApp negli anni 50, tipo. Però non l'abbiamo detto a nessuno. Non abbiamo detto a nessuno. Fratino, no, infatti. Vabbè. Tanto loro non ci crederebbero nemmeno che fossimo capaci di crearlo, quindi va bene. Volevo chiederti poi quali sono le tue ispirazioni di donne comiche. Non so se prendi più spunti da donne o da uomini, però non voglio sapere degli uomini, ecco. Io voglio sapere delle donne. No, vabbè, ho già dominato Daniel Sloss, poi l'altro uomo è John Mulaney e basta. Cotta uomini rispettata, mentre... cotta blu rispettata per questa puntata, basta. Ecco, vai, fatta, nominati due, abbiamo la quota blu. Allora, io prendo moltissimo spunto da Sarah Silverman, che è oggettivamente la comica più forte a livello mondiale, super politicamente scorretta, ma poi dipende. Molti argomenti, come anche lo stupro, riesce a farti ragionare, però anche...
a ridere, banalmente. Questa è una frase veramente banale, ma vi giuro che è così. Ad esempio, c'è una sua battuta bellissima. Racconta della sorella che torna a casa ubriachissima e va nel water a vomitare e sente che qualcuno da dietro le sta abbassando le mutande, non sa cosa fare perché sta continuando a vomitare. E quindi a un certo punto smette, si gira e dice che tipo si accorge di essersi cagata addosso e dice che l'unico scenario in cui guardi le tue mutande piene di cacca e dici meno male. Che è una battuta fortissima di un argomento che in realtà è tragico perché non c'è bisogno di spiegarlo, però secondo, ha veramente una potenza nella scrittura questa donna. E poi Catherine Ryan, veramente, non so se avete visto i suoi Io special su amo. Netflix, Infatti ho bellissimo. messo anche qua come una delle mie preferite, mi piace un sacco. Anche quando parla di lei con la Anche. bambina, con la sua figlia, è bellissimo perché lei è mamma single, è molto figo. Poi ha fatto nel secondo special Glitter Room, cioè parla di mascolinità tossica sostanzialmente, dice che lei ha invitato un muratore a casa, che non voleva dire che una delle camere si chiamava appunto la camera dei glitter, e lei lo costringe a dirlo, tipo perché? Cioè, cosa ti crea? Che problema ti crea a dire la parola glitter? Cioè, cosa ti toglie? Proprio bravissima. Poi un'altra molto giovane che vi consiglio è Taylor Tomlinson, che ha fatto il suo special su Netflix da un'ora, forse è uscito a marzo, non mi ricordo. Vabbè, che lei è super giovane, forse è del 93 o del 91, è proprio piccolissima, ed è stra brava. È Certo, proprio prendila di una appunti che vado a precisione. vedere. Sì, assolutamente, straconsiglio. Poi Cristela Alonso, che anche lei ha un pezzo che a me fa riderissimo sul catcalling. E vabbè, per adesso basta, dai. Poi ve le scrivando la lista, altrimenti non la finisco più. A me piace molto la Rachel Paris, non so se conosci, lei è britannica e partecipava di uno di quei programmi di sera, non mi ricordo il nome, però è andata virale per un video che ha fatto su come non molestare qualcuno. Dopo il Me Too le ha fatto questo pezzo dicendo: adesso vi spiego come non molestare qualcuno, perché adesso sembra che c'è tutta Ah sì, questa questo giusto. dubbio su cosa si può fare, cosa non si può fare, e fa straridere perché lei è tipo, sembra una Barbie, lei è bionda, alta, magra e parla tutto sempre con quel sorrisetto da tipo Da da Anchorman o Anchor. Sì. sì, ma lei parla sempre col sorriso e ha un passive aggressive pesantissimo, cioè Bellissimo. fa morire da ridere. E poi adesso ho visto anche il suo special sull'Apollo di Londra e lei ha sempre questa cosa della Ma dove lo bambolina. trovo? Lo Su trovo online, YouTube, sì. su Perfetto. YouTube c'è, su YouTube c'è tutto, fa Me lo morire da guardo ridere, lei è tutto. bravissima, mi piace un sacco. E hai altre comiche italiane invece che ti piacciono? Vabbè, chiaramente Clara Campi per le tematiche abbastanza affini a quelle che tratto io. Ora, siamo poche, ma siamo tutte diverse, quindi non saprei, non ce n'è. Cioè, a parte appunto Clara, con cui ho questa affinità qua per quanto riguarda gli argomenti, io, di ognuna mi piace qualcosa, quindi non so fare la lista. E altre comiche che non sono dello stand-up, tipo mentre facevo le mie ricerche per la puntata, ho visto che ne conoscevo molto di più quelle che non sono dello stand-up, perché secondo me lo stand-up qua in Europa è molto in ascensione ancora. E quindi ho pensato a tipo alla Chelsea Perretti di Brooklyn Nine-Nine, che mi fa morire. Lei è bravissima, anche lei ha questa cosa del passive aggressive Sì. che mi fa morire, è bravissima. Tu l'hai mai visto Brooklyn No, me Nine-Nine? l'hai già detto, non l'ho Devi visto guardarlo ancora. perché lei è fortissima. Poi ho pensato anche a Amy Poehler, Sì, che io la amo, quella di Parks and Recreation, io la adoro. Sì, lei che E fa sempre fa la doppietta con la Tina Fey, lei. sì, Sì. Tina Fey è un'altra che è una bomba. Sì, la conosco più che altro come autrice, però brava, brava. Allora, Valeria, mi piacerebbe fare uno esperimento sociale con te, dato che segui la nostra pagina da così tanto tempo. Ti leggerò alcune delle vignette che abbiamo messo sulla pagina e ci piacerebbe sapere che cosa La pensi di questa tuncacciatura frase. pure. Prima devi dire, cara, sei maschilista, poi... No, scherzo. Allora,
Pensi che le donne single siano sempre alla ricerca di uomini? Cara, sei maschilista. Sei maschilista. L'hai mai sentita questa? Sì, sì. Non lo so, cioè a quanto pare siamo fatte della stessa sostanza di cui sono fatte le calamite, se non ci appiccichiamo a qualcosa, come diceva forse era Shakespeare che aveva detto questa cosa qua, perché dovrei, vabbè, ma poi in realtà non so se vogliamo iniziare con la parte seria, perché secondo me è proprio un problema di narrazione, cioè in generale del fatto che devi stare con una persona per forza perché da solo non sei una persona completa, va. Sì, anche perché poi cioè, le donne ancora di più, no? Perché quando dopo diventi vecchia, no? non sei con nessuno, sei la zitella, l'uomo invece è un affascinante signore, cioè, vabbè. L'uomo è uno scapolo, sì. Come si suol dire. Vogliamo tutti, guarda. Pensi che le donne non sappiano separare il sesso dall'amore? Cara. Sei maschilista. No, è vero, le donne non sanno separare sesso e amore se non si comprano, se no quell'aggeggio della cucina che ti separa i liquidi dai solidi quando fai i dolci. Guarda che serve! È così che si impara a essere una vera donna, con gli aggeggi della cucina e imparando a distinguere, non distinguere quello che è, a seconda del partner, ovviamente, perché tutto decide lui. Bellissimo. Questa è una delle mie preferite. Ma quanto sei fortunata! Il tuo marito, compagno, eccetera, ti aiuta nelle faccende di casa. Cara, sei maschilista. Quanto siamo fortunate ad avere uomini così con due mani, no? Esatto, ma cioè, nessuno ci pensa mai, ma guarda che da un giorno all'altro la persona con cui stai potrebbe risvegliarsi con due forchette al posto delle mani, potrebbe non aiutarti più, quindi sii grata per quello che hai, che non si sa mai un giorno che si sveglia così, non lo so, tipo Edward mani di forbice, però con, non so, i mestoli di plastica, quello che è. Quindi prima di dormire, pregare e ringraziare, mi raccomando, no? Allora, l'ultima è... Credi che il sesso tra due donne non sia vero sesso? Cara, sei maschilista. No, ma guarda che è vero, cioè il sesso tra due donne non è vero sesso perché non è stato depositato con la sigla copyright e quindi cioè non ha un dominio, quindi non può essere reale. Cioè se tu non lo depositi, poi cioè, veramente perdi il diritto d'autore, poi può farlo chiunque, è un casino, la finisco. Basta. Bene, basta, infatti, guarda, sono state già tante. Adesso ti assumiamo. Però è colpa vostra, per la collaborazione senso... sulla... Siete voi che mi avete spinto a dire le scemenze. Ci voleva, perché solitamente quando rispondiamo noi siamo incazzate. Esatto. Almeno c'è una visione un po' più... Mamma mia. Divertente della situazione. Almeno iniziamo un weekend bene, va bene così. Cara, ti racconto una bomba. E adesso facciamo i suggerimenti, le cose che abbiamo guardato, i libri che abbiamo visto, le serie TV, spettacoli, tutte le cose che vogliamo suggerire e dirvi di ascoltare, seguire, eccetera. Io non ho i miei suggerimenti. Brava, volta. Non hai fatto i compiti di casa, va bene. Allora, vuoi iniziare tu, Vale? Quello che mi sento di consigliare è sicuramente la biografia di Sarah Silverman, che si chiama The Bad Weather. E anche se non siete fan di Sarah Silverman, comunque ti dà una dimensione di quello che può essere il mondo di una donna che fa comicità. Cioè, per dire... Un esempio lampante è il fatto che lei stesse scrivendo uno sketch, mi sembra per Saturday Night Live, ha messo la parola, cioè le parole genitali femminili e gliel'hanno censurata, nonostante non sia una parolaccia, per dire. Cioè, pure su Saturday Night Live che c'è... Beh, perché se lei avesse detto, per esempio, cazzo,
non sarebbe stato un problema. Esatto. Dal momento in cui tu dici questa parola qua, sei una donna, sei volgare, anche se è un termine scientifico, nel senso, come altro li vuoi chiamare? No. No, no. La farfallina. Giusto, giusto, ecco, ora le scrivo. Tesorino, quella da non dare a nessuno. Ecco, abbiamo una definizione finalmente. Adesso scrivo a Sara Silverman e le dico che gli autori avevano ragione. E poi adesso mi faccio pubblicità da sola, il 27 luglio alle 23 va in onda su Comedy Central un mio pezzo nuovo, e non vi spoilerò altro. Se avete Comedy Central, se avete Sky, guardatevelo. Volentieri. Se vi piace fatemi sapere, se non vi piace non me ne frega niente, scusatemi, cioè ho già abbastanza gente che mi... che vi rompe le palle, quindi non ne ho bisogno, no. Ragazzi, per favore, fate altro, fate bricolage, decoupage, un sacco di cose in francese, o le omelette. Bene, tu? Va bene. Allora, i miei consigli sono pochi questa settimana. Io direi Parks and Recreation, che avevo detto prima, perché è bellissimo. Non è uno stand-up comedy, perché abbiamo già detto un miliardo di artiste che secondo me... è bello che andate a ricercare, però è una serie comica che mi piace moltissimo, è tipo un mockumentary, è sull'internet in vie legali o meno, ognuno si deve cercare i modi di guardare. Ok. Le fa come mockumentary, come The Office per dire, quindi è come se ci fosse questa squadra di riprese... di documentario dentro un reparto del governo americano che se ne occupa di parchi e tutta la recreazione di quella città. Ah, quindi è per quello che si chiama Parks and Recreation. Però siccome è una cosa super, diciamo così, superflua, loro beccano zero budget ogni volta, però lei, Amy Powler, che è tipo la manager di questo reparto, lei ci crede molto nel suo lavoro. E solo lei ci crede, tutto il resto del team non ci crede, e quindi fa morire da ridere per questa cosa, perché prendono anche il loro di poi, cioè è bellissimo e mi piace un sacco. E poi vorrei fare una menzione di onore a The Marvelous Miss Maisel, che abbiamo già parlato prima in questo... Ecco, grazie! Abbiamo già parlato prima in questo podcast e mi piace molto perché mescola ovviamente il femminismo con questa cosa dello stand-up che stiamo parlando oggi, anche se... ci sono anche i suoi difetti, però secondo me è molto bello, specialmente la prima stagione. Secondo me è bello perché, vabbè, adesso ne avete sicuramente già parlato, però volevo fare sto commentino tra parentesi. Vai pure. È molto bello perché lei non si rende conto della sua condizione finché non viene minato il suo status quo. Sì. Cioè, fino a quel momento lei è la donna perfetta, la moglie perfetta, la mamma perfetta. Dal momento in cui crolla quello che era il mondo che conosceva fino a prima, si rende conto di una serie di dinamiche in cui si è trovata dentro in quanto donna, di cui prima non aveva idea, e che ovviamente danno fastidio. Sì, e di possibilità più che altro, no? Di capire che non è solo quello che può raggiungere tutt'altro che non aveva mai pensato, che non aveva mai sognato, e quindi è molto bello. Questo passaggio secondo me è essenziale e penso riguardi un po' tutte, nel senso sì. Che non siamo sempre state femministe, ci siamo trovate in un mondo che funziona così e pian piano ne abbiamo acquisito consapevolezza, ecco. Sì, che proprio il mondo come c'è stato presentato non per forza deve continuare così, no? Siamo veramente in grado di ribaltare le cose. E quando sentiamo che c'è qualcosa che ci disturba, magari è proprio quel punto lì da prendere e usarlo per ribaltare tutto. Bene, dai. Bene, pochi dai. Consigli, ma buoni. Buoni. Okay. Anche stavolta abbiamo finito incazzate. Comunque. Aspetta, che ci sono gli email ancora, amore. Sì, dai, sì. Prossimo blocco. Carissima amica, vieni qui e raccontami tutto. Adesso abbiamo proprio chiesto sulla pagina Instagram, perché ci tenevamo tantissimo che Valeria ci aiutasse a commentare i vostri messaggi, le vostre mail,
Anche perché siamo sempre noi due e ci voleva una terza opinione per ribilanciare la situazione. E quindi iniziamo a leggere quello che ci avete mandato, email, i messaggi su Instagram. Parto, Valeria, sei pronta? Ci sono. Ci scrive: ciao ragazze, vi scrivo per raccontare una delle tante cose che mi sono successe. Nel 2015 sono andata in vacanza in Svezia col mio ex. Poiché sono una persona che ama viaggiare, so bene quali siti consultare per poter prenotare case, hostel, ostelli, per dove poter stare all'estero, insomma, ce le si organizza. Però il mio ex suocero, tuttavia, non me l'ha permesso in quanto donna. Ha voluto quindi intromettersi e di conseguenza ci siamo dovuti per forza rivolgere ad un'agenzia di un suo amico, l'amico del suocero. Una volta entrati lì... Diventa peggio. Una volta entrati lì, dunque, il suo amico ci accoglie. Cioè, questa è andata col suocero, col fidanzato, nell'agenzia. Iniziano così a parlare e il tipo chiede al mio ex, ovviamente ignorando la mia presenza, e chiede: ma dove andate di bello? E lui dice: in Svezia. Il proprietario dell'agenzia, senza curarsi minimamente di me, guarda il mio ex ragazzo e dice: vai a vedere le svedesi, buon gustaglio. Ma quello dell'agenzia viaggi? Sì! No, vabbè. Tu stai lavorando. Nel senso, stai lavorando, la prima caponata che ti viene in mente la dici? Cioè, non hai un minimo di filtro? Sì. E con la ragazza di fianco, poi. Sì, con la ragazza di fianco. Vabbè, tra l'altro. Che non esiste, però... ovviamente. E quindi lei dice: potete immaginare la litigata a fine colloquio. Chiaramente, preciso, la litigata non è venuta per gelosia. Non sono mai stata gelosa del mio ragazzo. Ma cazzo? Rispetto per me zero, sia delle persone più adulte che dal mio ex stesso, che è uscito di lì e ha sminuito la cosa dicendo: va bene, non incazzarti, era solo per ridere. Quindi la battuta del cazzo, Matt. Io non stavo ridendo. Nessuno ha riso, solo il deficiente. Cioè, io adesso ho riso della disperazione, certo, di questa ragazza, perché cioè, era una risata nervosa. Ma vabbè, a me è proprio salita l'ansia dall'inizio, perché se io so su quali siti controllare, vuol dire che so dove spendere meno, e tu mi mandi da un'agenzia, esatto. Cioè, o mi paghi tutto tu, perché cioè, dai, si sa che nell'agenzia spendi di più, ma che senso ha? Giusto, certo. Per dire: ah no, io so farlo meglio di te. Non sai farlo meglio di me, mi stai facendo spendere di più. E poi sarò in grado io di gestire la mia vacanza, scusami. Cioè, non è che io gestisco la mia vacanza con la mia vagina. Prego, fondiamo un'agenzia viaggi e il logo sarà una vagina. Io gestisco con lo stesso cervello che c'ha tutte le persone, non è con la mia vagina. Prego. Quindi sarò in grado di gestire la mia di vacanza, scusa. Posso non farlo per lavoro, per gli altri, ma per me posso anche farlo se voglio. Quindi quello è già uno. Poi come cazzo si permette uno di un'agenzia a dire una roba del genere davanti, sì, a... Io non riesco a capire. Poi la battuta più scontata del mondo. È come se questo, che ne so, andate in Brasile, vai dalle prostitute. Sì. Lo fanno questa L'abbiamo battuta. L'abbiamo già ascoltata questa battuta, no? Professionalità zero, veramente. Mi ha messo in imbarazzo proprio da parte sua. Cioè, che tu hai pensato una cosa, hai pensato fosse divertente, e non curandoti del fatto che sei in un posto di lavoro, quindi magari tutta questa simpatia ce la teniamo per noi, ma tu la dici perché, no, secondo me non era divertente, indovina. Il tuo lavoro era trovarmi i voli, fine, non c'era bisogno di tutto, sì, questo contorno di... Nessuno ha chiesto la tua opinione, dove esatto, vado, no? E in più il problema è che poi lei, quando si è incazzata... Il problema era lei che non è stata spiritosa per capire la battuta geniale di questo signore, no? Infatti siamo ancora qua a cercare di capire la parte divertente, però sicuramente è un problema di questa ragazza. Sì, sì. E il problema del fidanzato, che porco Giuda, ma mi sono incazzata, se mi sono offesa, ma cioè, devi stare dalla mia parte, non mi devi sminuire i miei sentimenti. Quella è la cosa peggiore, secondo me. E niente, alla fine della storia spero che sia partita da sola, perché, non lo so, sicuramente così si fa una bella vacanza. E meno male che ha iniziato il mio ex, quello è già ottimo. È già andata avanti, sì, dai. Sì. Storia di maschilismo. Io e altre 7 ragazze iniziamo un tirocinio online di veterinaria e sicurezza alimentare.
Abbiamo passato un mese a sorbirsi il direttore ASL, che non faceva altro che fare battute sessiste, apprezzamenti volgari e a trattare le donne con zero rispetto. Noi indignate abbiamo deciso di rivolgerci al presidente del corso di laurea per esporre i fatti, chiedendo prima il parere del professore responsabile, da cui ci siamo sentite rispondere. Lo so che il dottor eccetera eccetera è un po' fuori luogo, ma non parlatene subito con il presidente del corso, perché se no è probabile che il dottor dell'ASL se la prenda e non vi firmi il logbook e il modello D che vi servono per la laurea. Che? Piuttosto fate presente a fine tirocinio che non vi siete trovate bene. Io allibita, questa è l'università che dovrebbe tutelare i diritti delle sue studentesse. Ma sei fuori? Ragazze, capita, il problema è che capita, il problema è che questo è un... Sì, in realtà non è una dinamica così sconosciuta, ecco. Ma è assurdo, siamo nel 2020 e subisco delle molestie. Sì, tu in teoria devi subire e lasciar perdere fino alla fine del tirocinio, del corso o quello che è, e poi chiaramente denunciare. Solo che se lo fai alla fine del corso, alla fine del tirocinio, allora ti dicono, ma perché non l'hai fatto prima? No. Cioè, è proprio un circolo vizioso. Sì, ah. Sì, perché hai aspettato così tanto per dire... Sì, però anche... Perché altrimenti non mi laureo. Sì, però è molto brutto che già all'università una debba imparare che c'è bisogno di subire le cose, di stare in silenzio, piuttosto che dire le cose, perché se no non vai avanti. E dopo si ripete magari sul lavoro, poi si ripete con la famiglia e... Niente, molto divertente questo. Sì, è brutto, cioè ci sono poche vie di uscita, perché se penso anche io adesso, se subissi una roba del genere al lavoro, avrei il coraggio di andare lì dal, che cavolo ne so, dall'HR o dalla CEO da dire, cioè non lo so, perché non so quale sarebbe la reazione della persona, cioè... Perché alla fine di tutto sono sempre persone, devi parlare... E denunciare a altre persone, non so come dire, ai responsabili, quindi tu non sai come quelle persone reagiranno, capito? Sai che è la cosa giusta, magari ti dicono lo sapevo già, e pazienza, esatto. Attaccati, cioè, è possibile che ti rispondano, esatto, così. È quello che voglio dire, la cosa giusta è sempre denunciare nella teoria, però nella pratica poi alla persona che devi denunciare è sempre una persona, questa persona sarà dalla parte tua, sarà una persona è intelligente, sarà una persona o no, sarà una persona ignorante che ti giudicherà e ti dirà ma tu sei venuta, che cavolo ne so, con una gonna e quindi è colpa tua. Tu non sai mai, e quindi se tu sei come se fossi un ostaggio nel tuo proprio lavoro, nel tuo proprio tirocinio, è una cosa bruttissima. Sì, anche perché è impossibile che chi lavora all'interno di spazi in cui succedono queste cose sia all'oscuro di queste dinamiche. Lo sanno, la maggior parte delle volte lo sanno, finché non li tange, pazienza. Finché non tocca a loro, non si pongono problemi. Cioè, essere donna nel mondo del lavoro è subire delle microviolenze ogni giorno. Sì, cioè, sì. Abbiamo già parlato anche nel podcast di fornitori che ci hanno trattato male, di clienti che ci hanno trattato male, di colleghi che ci hanno trattato male, capi. E quindi è un problema, perché alla fine siamo tutti in questo bellissimo sistema che è il capitalismo, e ogni tanto dobbiamo, dai, cioè è brutto. Va bene, è l'ultima e così dopo ti facciamo andare. allora aspetta, però li devo far vedere. Abbiamo ricevuto questa email che parla, vabbè, ci fa i complimenti, io ci tengo a dire, perché ci sono poche che fanno, non è vero, ma cioè, io faccio una fatica della Madonna per questo podcast, e quindi inizio questa mail facendovi tantissimi complimenti per il vostro lavoro, grazie. Grazie. E poi ci dice, vi scrivo questa per sottoporvi una questione, si tratta di un meme che qualche giorno fa un mio amico ha condiviso, allego il meme per spiegarmi meglio, praticamente sono due, cioè è difficile, no, fagli vedere. Due cagnolini, sì, ma io devo spiegare a chi, anche chi c'è a casa, aspetta, vabbè. Sono due cagnolini, uno chiede ciao come stai, piacere di conoscerti, e la cagnolina femmina fa il print scream, invia alle amiche dicendo madò, amo, che pale, guarda cosa mi scrivono tutti a me questi casi umani.
Ok, lei dice che questo suo amico non è un maschilista, anzi in genere si può parlare con lui, discutere su cose del femminismo e tutto quanto, e lui è una persona ok. Lui ha postato questo meme, ok? E una sua amica si è offesa dicendo che si tratta di un meme sessista, perché prima di tutto è un meme fatto da una pagina dichiaratamente sessista. Ah, ok. E che poi rappresenta il fatto che tutte le donne vadano a lamentarsi con un'amica quando un uomo ci prova, quando si sa che gli approcci su Facebook non siano mai disinteressati. Questo non l'ho capito. Il mio amico ha ribattuto spiegando il motivo per cui ha postato questo meme. Storia personale, spesso si è sentito dare del casi umano quando magari stava solo cercando di fare l'amicizia. Inoltre, il suo avviso, una donna che non risponde o che non risponde male sarebbe etichettabile come maleducata. È quello il punto della mail. Se lo fa lo scream, sta violando la privacy di questa persona in questione. Inoltre ha detto anche che il meme sarebbe tranquillamente postabile a parti invertite, perché quello che dice potrebbe essere tranquillamente applicabile a un uomo che maleducatamente non risponde a una donna o una casa umana. Scritto. Mai visto, mai sentito. Infatti, a parte che a parte invertite non ho mai sentito, né mai visto. E secondo me c'è proprio un problema di elaborazione del rifiuto, cioè calmati, non piacciamo a tutti, nessuno piace a tutti. Incontri qualcuno a cui non piaci, fattene una ragione, fine. Cioè non dire che posti il meme dicendo ah no, ce l'avevo con quella persona lì che mi ha fatto questo. Basta, stai calmo, hai bisogno di aiuto. Perché, cioè, no vabbè, ma secondo me perché l'ho visto spesso, cioè è grave che ti fai così tanti problemi per una persona, pazienza, a cui non piaci, cioè che devi fare? La lapidi, che devi... Ma innanzitutto, secondo me, gli uomini devono iniziare a capire che dire che la situazione rivertita sarebbe uguale è sbagliato, perché la maggior parte delle volte la situazione non è bilanciata, ok? Noi siamo sempre in difetto, purtroppo, e quindi probabilmente la situazione invertita non esisterebbe, perché noi non andiamo a rompere i coglioni agli uomini in giro, sconosciuti, sì, su Facebook, sulla DM di Instagram, eccetera. Quindi non esiste la situazione invertita, uno. No, e poi io credo anche che sia questa cosa, che se io ti dico sei bella, ah, come sei carina, io devo essere sempre grata di questa cosa, come se io stessi seduta a casa mia e non aspetto altro che mi arriva uno sconosciuto su Facebook a dire quanto sono bella. E se la prendono di brutto. Poi mi fa morire, perché quando te lo scrivono, e io scrivo magari lo so, oppure ovviamente. Non te la tirare! Scherzati! Cioè, encefalogramma piatto! Non sanno come rispondere, non sono abituata. Sei grandissima. È vero questo, cioè tu devi sempre fare la umile, non puoi neanche dire, ah, grazie, cioè so, lo so, sono fighissima. Non te la tirare troppo, eh? Sì. Ma chi pensi di essere? Sempre così. E poi loro pensano che io e che noi tutte siamo obbligate a rispondere a tutto e a qualsiasi persona. E che sono maleducata se non rispondo. In generale, cioè, se tu appunto non rispondi, ti danno della superficiale, perché dicono, ah no, ma perché questa persona pensa di me che io sia un caso umano, pensa questo e quest'altro, in realtà non mi conosce. Allora tu perché mi hai cercato se hai visto solo una foto mia? Cioè, hai visto la mia foto e hai detto, no, questa sicuramente, ah, perché? Ma magari sono una rincoglionita, magari sono razzista, cioè che ne sa? No, veramente! Però se non rispondi, sei tu quella superficiale. Invece lui è molto profondo. Capito? Sì. È come se io fossi costretta a rispondere a qualsiasi persona che poi c'è sempre quella cosa, no? L'impeto di scrivere a una sconosciuta non deve essere visto come una cosa invadente o maleducata. Il fatto di non rispondere invece sì. Invece se io non rispondo sono maleducata. Questo che si permette di scrivere a delle persone a caso, no, lui è a posto. Sì, che è la stessa cosa che abbiamo detto del catcalling. Abbiamo a che fare con gli autori del Galateo e non lo sapevamo. Esatto. Esatto, parlano di educazione. Io non sapevo questa regola qua. Adesso capisco.
Che è la stessa cosa del catcalling, lui si permette di dire delle cose sul corpo di una persona sconosciuta, però se lei si offende e risponde, è lei la maleducata e non lui. Ma c'è sempre lì, ma perché capisce. Siamo lì che non vediamo l'ora che qualcuno ci esatto, dica... perché noi siamo solo valide se veniamo riconosciute da loro, per la nostra bellezza. Sì, certo. Per la nostra intelligenza no, ma per la nostra bellezza sì, è l'unico modo di essere valide. Bene, e un'altra puntata che anche se abbiamo fatto delle risate, finiamo incazzate. Esatto, è la finita. Forza. Cioè, no, allora, abbiamo provato a portare... Una comica e comunque non ce la facciamo e ci siamo incazzate. Dovevamo lo stesso fare un podcast su un altro argomento. Non c'è modo dovevamo fare un podcast sulla cultura pop, non lo so, su un altro argomento, infatti. Perché non si può finire così. Dovevamo parlare solo di Mrs. Maisel, così rimanevamo tranquille senza leggere le cose che succedono realmente, così rimaniamo dura 5 esatto, minuti però senza entrare troppo nel dettaglio. Va bene, infatti. Dai, Valeria, veramente grazie mille del tuo tempo, di aver dedicato questa serata di venerdì a parlare con noi. È stato bellissimo, probabilmente la nostra puntata più lunga, perché ci siamo veramente divertite. Grazie mille. Sì, mi sono divertita un sacco, davvero, grazie. Grazie. Ricordiamo di seguirci su Instagram, @carasemaschilista, anche su Facebook e su YouTube. Invece Vale, un'altra volta ricorda alle persone che ci stanno seguendo dove possono trovarti. Allora, su Instagram Valo Pujeddu, Pujeddu si scrive Pusceddu, mi dispiace, ho un cognome un po'... un po' sardo. Vigilino. sì, si pronuncia così, si scrive in altro modo. Su Facebook c'è la mia pagina Valeria Pugeddu, su YouTube c'è il mio canale Valo Pugeddu e credo di aver... In realtà ho Twitter, però credo di averci scritto due cose. Se volete sono lì, però appunto c'è scritto... Noi. Anche noi volevamo scrivere di più, però sai, è troppo lavoro. C'è tanta credo, l'ultima cosa che ho messo forse è un meme su Eminem, quindi proprio... Benissimo, ciao ragazze, ci vediamo nella prossima. Alla prossima, ciao ciao. Ciao, ciao Grigora, grazie. Ricordiamo che un accento straniero non dovrebbe essere motivo di imbarazzo, ma sì un segno di coraggio. Quindi aspettatevi alcuni neologismi da cara sei maschilista.